Ciao a tutti amici di extremehardware.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing del nuovo Razer The Thunder. Si tratta dell'ultima versione prodotta da casa Razer, la versione dotata del nuovo sensore ottico di quarta generazione da ben 6400 dpi. Vediamo la confezione, nella parte frontale troviamo raffigurato il mouse e sulla destra le specifiche tecniche principali, ovvero il nuovo sensore 4G, il supporto dei driver Razer Synapse 2.0 come tutti i prodotti di casa Razer di ultima produzione e l'ergonomia e il grip laterale. E sulla parte destra della confezione vengono riprese le caratteristiche appena citate, mentre nella parte posteriore vengono approfondite, dove possiamo avere anche informazioni riguardo appunto al numero di pulsanti programmabili, che sono 5, ai response, la possibilità di regolare la risoluzione del sensore on fly. Ovviamente i 200 pollici per secondo di velocità massima e 50 g di accelerazione, i mouse fit ad alto scorrimento, il fatto che la presenza di un sensore sempre attivo e poi connettore placcato oro e la lunghezza del filo in treccia di tessuto di 7 piedi, che adesso non sappiamo esattamente in metri quanto sono. Il mouse pesa 105 grammi circa ed è 127 mm x 70 x 44, un mouse più che altro per i giocatori palm grip. Ovviamente la confezione, come sempre, presenta un'apertura libera nella parte frontale che ci permette di visionare il mouse stesso contenuto all'interno. Spacchettiamo il mouse, togliamo il sigillo nella parte superiore, vediamo questa volta quanto ci mettiamo. Ok, ecco qua, già aperto. Estraiamo la confezione. Confezione che contiene, come al solito, la brochure, diciamo, di Razer, che vede la presenza di stickers, di un manuale introduttivo utente. Ringraziamenti per l'acquisto dovrebbero essere questi qui, e un manuale introduttivo all'utente con alcune informazioni che però insomma sono abbastanza marginali e non necessarie anche volendo. Vediamo il mouse stesso, togliamo la prima parte della confezione e prendiamo il mouse. Allora, vediamo subito la parte inferiore del mouse, che forse è quella un po' più, diciamo, interessante. Vediamo che a differenza degli ultimi mouse di casa Razer non è presente il doppio sensore, come ad esempio sull'Imperator 4G o il Naga 4G, ma è presente unicamente un sensore centrale da 6400 dpi, sempre come quello laser presente appunto sull'Imperator, un modello molto simile a questo qui, e basta. Abbiamo mouse fit in teflon ad alto scorrimento, gomma laterale per migliorare il grip come abbiamo già visto sul Taipan e come è comunque presente sugli ultimi mouse di casa Razer, tasti laterali di alta risposta, gomma nella parte destra anche per il grip delle dita laterale e superficie trattata non in plastica soft touch ma con la plastica di casa Razer di cui abbiamo già visto molti altri prodotti, in particolare il Razer Taipan, realizzati nella medesima maniera. Lo scroll molto silenzioso, nessun gioco trasversale, scatti non troppo netti ma abbastanza distanziati e un buon feedback. Dobbiamo dire che tra tutti i mouse Razer che sono passati per le mani, questo è il primo mouse che non ha difetti particolari allo scroll, non ha scricchiolini, non ha giochi trasversali, sarà una fortuna. Poi abbiamo ovviamente cavo in treccia di tessuto, eccolo qui, connettore placcato oro. Problemi di messa a fuoco della fotocamera, comunque placcato oro, credeteci sulla fiducia, insomma. Vedremo tra poco sul nostro portale www.extremehardware.com maggiori informazioni riguardo a questo mouse, che ha il compito di raccogliere i riscontri positivi da parte degli utenti che ha avuto la precedente versione, in particolare quello Back Edition, che aveva materiali rinnovati e più resistenti all'usura. Vedremo come si comporterà questo nuovo sensore, sarà interessante vedere a livello di configurazione cosa ci permetterà di fare i driver, perché normalmente i sensori ottici hanno un livello di configurabilità inferiore rispetto a quelli laser e questo potrebbe essere un deficit per un sensore così spinto.
Il prezzo di listino di questo nuovo prodotto di casa Razer è di 69 € circa, probabilmente lo troverete nei prossimi mesi a meno sui store online. Quindi, come vi ho detto, a presto sul sito www.extremadroid.com la recensione completa di questo mouse. Un saluto da parte dello staff.